Eccoci arrivati amici dell'Hockey Noi, Hockey Giovani di Cielo, di Terra e di Mare. Vai tu che vado io, gioca tu che gioco io, tu hai la stecca, io i pattini, noi ci divertiamo come belve perché amiamo l'hockey, we love hockey. E in questa serata prenatalizia, anche se Natale mancano taluni o talaltri giorni, vulgo 5/6, noi siamo qua per documentare questa partita valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie 1 di hockey Sardana-Follonica, gara di cartello per due squadre che si presentano con la E aperta in modo diverso rispetto alle ultime partite. Follonica in palla, prendiamo per esempio sempre con la E aperta, un confronto diretto contro una squadra recentemente affrontata da entrambe, che è un discorso molto articolato che in realtà credo voglia dire poco. Comunque, per andare al sodo e oserei aggiungere sodissimo, ricordiamo che a Sandrigo il Follonica ha vinto sabato scorso 7-1, Sardana a Sandrigo mercoledì o martedì, che giorno era, martedì, ha perso 5-3 con la TRA, come avrebbe detto il grandissimo, inimitabile Mike Buongiorno. Per cui Sardana sempre capolista con 19 punti insieme a Valdagno, Follonica ne ha 11 di punti, ma la squadra di Sergio Silva è sicuramente un bruttissimo cliente per i rossoneri, che sono chiamati a rispondere alla sconfitta di Trissino, la seconda del campionato dopo quella interna partita ad opera dell'Odi. Poi per Sardana 6 vittorie, un pari, e va subito Follonica alla ricerca del gol di Rigolo di fronte a spalti assolutamente sgremiti, nel senso che ci sono soltanto gli addetti ai lavori e qualche fortunato raccomandato, gli arbitri di Viareggio. Attenzione che c'è su, proprio mentre stiamo parlando degli arbitri, Luca Molli, primo arbitro, ha interrotto l'azione, dirige Luca Molli insieme a Mario Trevisan, al tavolo Sergio Cardelli, tutti appunto di Viareggio. Il Follonica è in pista . Abbiamo ricominciato ragazzi, abbiamo ricominciato dall'inizio, quindi devo ridire tutte le parole che abbiamo detto all'inizio, ma in realtà non le dico. Dunque si è ricominciato, i primi 28 secondi sono stati cancellati, ma adesso si gioca davvero. Sardana in pista con Corona tra i pali, numero 11 che riceve la palla ora, capitano Davide Borsi, il numero 55 Joan Galbas, il numero 87 Francisco Ipinazzar, il numero 57 Chicco Rossi, metta attenzione Barozzi, portiere del Follonica, che ha neutralizzato la prima conclusione pericolosa per la squadra di Sergio Silva. In pista abbiamo con il numero 9 Marco Pagnini, con il numero 5 Davide Banini, che adesso sta orchestrando palla, con il numero 17 Ferdinando Montigella e con il numero 9 Marco Pagnini. Attenzione dunque, entriamo in telecronaca diretta salutando gli eroi all'ascolto, i più eroi degli eroi tra gli eroi, che stasera sono presenti con un, se Gaetano me lo inquadra, lo striscione degli incessanti, anche a distanza siamo sempre con voi, dicono gli incessanti, grazie che non l'ha incarnato Gaetano, ma per forza Gaetano è benedetto, l'imperatore delle telecamere, il principe dei registi, l'assoluto monarca di ciò che significa raccontare attraverso appunto le imago. Dunque saluto gli incessanti, che sono i tifosi del Sardana, che con lo spirito sono qui presenti, saluto gli amici da Follonica, saluto anche, ci sono anche gruppi di ascolto collegati via Skype e anche via WhatsApp con il direttore della Caritas diocesana Matteo Bernardini, appassionatissimo di hockey. C'è una sfida
con un grandissimo giocatore della squadra veterani sardanese, David Scucchi, che loro giocano molti soldi, tra i 2 e i 4 centesimi di euro, per cercare di indovinare il risultato finale, i marcatori e soprattutto se le rotelle dei pattini di qualche giocatore si possono rompere, per vedere quanti interventi ci sono da parte dei meccanici. Insieme a loro il supervisor Gianluca Pretolani, salutiamo anche il mitico Gianlu. Mentre rientriamo in carica di Landa, perché fino a questo momento non è successo troppo, se non quella conclusione parata a Galbas di Barotti tra gli scorsi 2 minuti e 19 secondi. 0-0 quando si prova Galbas. Attenzione a Rossi! E Chicco Chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. Si è girato in un fazzoletto, ha trovato il corridoio e ha segnato il marcatore. Chicco Rossi, super Chicco. Una esultanza, direi la mia, garbata. 2 minuti e 26 secondi, Sardana 1, Follonica 0, ancora Rossi. Iscrive il suo nome nei marcatori di questa partita e è il primo. Volevo sottolineare che iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori in generale. Tanto vediamo subito la reazione del Follonica col capitano Federico Pagnini, che chiama alla riscossa i suoi. Sardana che ha iniziato bene. Prova di nuovo Montigialla a rubare la pallina a Rossi. Federico Pagnini, Marco Pagnini. Montigialla. La conclusione sbagliata completamente. Ma l'azione in attacco non era Montigialla ma era Banini con il numero 5, chiedo scusa. Ma ci sono nuove luci Fiat Lux qui al pala 1, pala 2, pala 3, pala primi, pala secondi, pala terzi, e c'è un po' di difficoltà almeno dalla nostra postazione. Abbiamo dei fari puntati stile terzo grado, non è vero, ma sono frasi che fanno effetto. Va Rossi. Transizione di Banini, la grandissima parata da parte di Corona, poi ci ha provato Montigialla. Il palo clamoroso di Federico Pagnini, di Marco Pagnini, dalla grandissima distanza. Meritava il gol, era sorpresissimo Corona, vicinissimo al pareggio. Ancora Marco Pagnini. Banini viene fermato da Galbas Pedrol, ancora Banini lotta con Rossi, fa fuori ancora Galbas Pedrol, scarica a Marco Pagnini, poi Banini, ancora Banini, scarica, ah, ancora la conclusione pericolosa di Montigialla. Buonissima la reazione di Follonica. Sardana che adesso sta cercando di capire la concretezza della squadra avversaria. Ripetiamo, risultato 1-0 Sardana, gol al 2-26, al 2-24 di Rossi. Sardana ancora con Borsi. Borsi e Pinazzar, 5 secondi dice Luca Molli. Federico Pagnini, Montigel, Banini, Federico Pagnini, Banini ancora, fa girare Federico, Banini, Montigel, c'è Marco Pagnini nell'area.
lo cercano i compagni, interrompe tutto Rossi, poi Borsi, la pallina che si alza, non arriva dalle parti di Galbas Pedrol, il fischio di Mario Trevisan. Quando sono trascorsi 5 minuti e 34 secondi, Sarzana 1, Follonica 0. Attenzione a Borsi, scarica Galbas, portassero per la pattinata Federico Pagnini, Banini, va Banini a cercare lo spazio, scarica Montigel, Marco Pagnini, lo scambio ancora con Banini, Montigel, Marco Pagnini, Montigel, fa girare la squadra di Sergio Silva, ancora Banini cerca Fede Pagnini, c'è il fischio, col fischio senza. Terzo fallo Sarzana, un fallo Follonica, 5 minuti e un secondo giocati, Sarzana 1, Follonica 0. Come sempre stiamo vedendo un buonissimo spettacolo hockeyistico. Sempre Follonica, Federico Pagnini, Marco Pagnini, ancora Federico, dalla grande distanza la palla è alta. Galbas, prova Galbas, la parata di Barozzi, poi non trova il tap-in, Ipinazar, spettacolare Barozzi, attenzione a Marco Pagnini, bella la giravolta spaziale, Actarus, ancora però Sarzana a recuperare la palla, mangia liberi di cibernetica, insalate di matematica, Rossi a giocare su Marte, va ancora Ipinazar, cerca di svilupparsi la manovra sardanese con Borsi, Galbas Pedrol, ancora Borsi, Ipinazar, Galbas, Borsi dalla grande distanza, Barozzi, super Barozzi. Collega però che si rilancia avanti. Prova a liberarsi Montigel, su di lui c'è sempre Pinazzar, ancora la manovra del Follonica interrotta, Borsi, Borsi cerca la giocata personale, poi va a commettere fallo su Montigel. Ancora una fase di gioco fermo. Sarzana. Borsi. Borsi e Pinazzar. C'è un fischio. Pallina del Follonica, non mi sono accorto a cosa ci riferisce Trevisan. Federico Pagnini a Marco Pagnini, Montigel, ancora Montigel,
5 secondi. Borsi va ancora a Pedrol, velocissimo, molto buona la difesa alta di Follonica quando Borsi finta il tiro, poi mette in mezzo Rossi e Barotti che ha la meglio ancora una volta. Montigel, anzi era, scusate, il Pinazzar su Borsi, cade a terra poi il Pinazzar. Time out, punteggio dunque di 1-0 per effetto del gol di Rossi dopo 2 minuti e 24 secondi, una sfida molto combattuta questa, ma anche in generale, come racconto, le 23 sfide andate in scena fino ad oggi fra Sarzana e Follonica con 14 vittorie azzurre, 5 rossonere, oltre a 4 pareggi. L'ultima vittoria interna al vecchio mercato di Sarzana nell'ultima stagione, 10-5 per i rossoneri. Follonica invece si impose 5-2 il 20 febbraio 2016 nell'ultima occasione nel resto della Serie A1, oltre alle partite grossettane. Abbiamo assistito a molte sfide sarzanesi, time out ma molto meno anche per noi. Molli con il suo, andiamo, grazie. Invita i giocatori a riprendere il gioco, giocati 9 minuti e 20. Sarzana 1, Follonica 0, il gol di Rossi, intanto il Pinazzar, la paratissima ancora di Barotti, sempre molto attento. Funziona ancora a Galbas Pedrol, Galbas e Borsi, ancora Galbas, cerca di sfruttare il blocco di Pinazzar, ricomincia Borsi, Pinazzar, 22 secondi alla conclusione dell'azione, molto buona la difesa di Follonica, ancora 15 secondi da giocare, il tiro di Galbas fuori dallo specchio della porta di Barotti, Follonica in transizione. Era stato Banini a lasciare a Montigel, poi ha rubato pallina Rossi che commette un'infrazione in attacco, la pallina è nella stecca di Banini, interviene Molli, ho visto io, autorevolissimo come sempre Luca Molli. Conclusione tentata, nulla da fare. Era sempre velocissima, ancora Barotti, bravissimo. Gioco sul settore di estrema destra del fronte d'attacco. Mare in mano con Montigel che deve tornare indietro. Borsi sotto le gambe di Montigel, ma non è arrivata la pallina a Galbas, viene via benissimo e finta la conclusione, entrato in pista ancora Banini, bellissimo l'assist per Marco Pagnini, nulla da fare, c'è Corona. Si va con Rossi, ha cercato di passare, non gliel'ha
consentito Monti già grande azione difensiva, Banini, Marco Pagnini, ancora Montigel, la mente operativa della squadra di Sergio Silva, ancora Marco Pagnini, la parata di Corona, non ci arriva poi Sergio Cabella, che è entrato in pista, il numero 8, confusione, poi Cabella fa il coccodrillo, nel senso che si è sdraiato per interrompere la trama. Eloquente Molli, il mister sta in piedi, gli altri stiano fermi alla panchina sardanese, Sardana che ricordo è in vantaggio 1-0 quando sono stati giocati 12 minuti 8 secondi, il gol di Rossi dopo 2:24. Questa mi veniva da dire puntata, ma in realtà è questa giornata pre-natalizia, anche se mancano 4-5 giorni. E siamo tutti più ecumenici. Solo in pista si lotta con grande accanimento, è entrato anche Neymar, Reddy Rinaldi all'indietro, anche Osorio col numero 7, De Rinaldi, Neymar. Dal Bas Pedrol in mezzo non c'era nessuno, risolve tutto Montigel. Poi lo scarico di Serse Cabeila. Marco Pagnini. Ancora dalla grandissima distanza Serse Cabeila. Montigel. La finta di tiro. Non era Cabella che aveva tirato prima, ma era stato Banini. Poi c'era stata la finta di tiro di Montigel che si era trasformato in un assist per Marco Pagnini, tutto regolare per Sardana che non ha rischiato. Tanto ancora Barotti su Galbas, time out ancora, Sardana 1, Follonica 0. Le notizie da casa danno ancora un rilancio da parte di David Scucchi, sono saliti a 8 i centesimi sul secondo gol del match, chi lo segnerà, Follonica o Sardana, 8 centesimi tra lui e Matteo Bernardini che ha un collegamento diretto con quelli che contano dal punto di vista religioso. Intanto una partita ovviamente apertissima, Follonica sta reagendo molto bene con la E aperta e Tiltrauli alla rete dello svantaggio, Sardana sembra tenere, ricordiamo che Sardana proprio martedì a San Drigo è stata rimontata da 2-1 a vantaggio momentaneo, si è ritrovata sotto 5-2, poi non è riuscita a rimontare fino in fondo, accorciando soltanto fino al 5-3 sulla pista vicentina. Si ricomincia, Sardana avanti, ancora 11 minuti e 30 da giocare. De Rinaldi, Sagalbas, Osorio, anzi Ipinazzar, De Rinaldi, Osorio, ancora Galbas, la girata del spagnolo, ma che spettacolo, poi De Rinaldi, Neymar non è riuscito a andare di volo e a impensierire Barotti. Banini, Montigel, scarica su Fede Pagnini, va ancora Federico, scarica Montigel, fa fuori un avversario, poi chiama Banini che mette in mezzo, ancora Montigel, Sardana si salva, non si sa bene come, poi
Galbas è uscito padrone della pallina, che cade a terra Usorio. Ha protestato la panchina rossonera, voleva un rigore o pseudo tale barra. Federico Pagnini, Montigel, Banini, la finta, fa fuori Osorio, va Banini, grande corona, Federico Pagnini, Montigel, pressa in maniera asfissiante ora Follonica e costringe Rossoneri nella propria metà pista. Attenzione, c'è un fischio, col fischio assenza. Pallina rossonera. Vediamo come si riprende. Cambio di De Rinaldis, ancora Galbas. E adesso la partita è una fase molto favorevole al Follonica, cerca con insistenza il pareggio, anzi come direbbe mister Paolo De Rinaldis, con grande intensità. Intanto guarda, non è riuscito a concludere verso la porta Sezze Cabeila. Galbas. Ancora De Rinaldis, Galbas e Federico Pagnini, da Galbas ai Pinazzar. Ancora Galbas, Sardana velocissimo, prova i Pinazzar, contratto da Sezze Cabeila. Buono il disimpegno del Follonica, che però alla fine finisce per perdere sempre con Cabeila. 5 secondi fischiati da Trevisan. Ancora la situazione offensiva per Follonica, punteggio che non si sblocca, 8 minuti e 8 secondi alla conclusione del primo tempo, sempre 1-0 Sardana quando governa la pallina Marco Pagnini. Federico Pagnini, Cabeila. Era da Banini a Cabeila, ancora Banini, Marco Pagnini, Cabeila ha provato la girata, De Rinaldis, Galbas, ancora De Rinaldis, Galbas perde l'occasione per tirare Sardana. Molto buono il ripiegamento difensivo della squadra di Sergio Silva, ancora De Rinaldis all'indietro, i Pinazzar, incredibile parata di Barozzi, incredibile girata di De Rinaldis, annullato il gol del Deri, ha fatto una girata a Neymar, veramente Neymar dell'Hockey, ovviamente noi hockeyomani lo chiamiamo così a Sardana e nella provincia della Spezia, che ha talune insenature della provincia di Mastro, tant'è vero che questa storia delle zone rosse e arancioni crea notevoli problemi sia per i cittadini che per i lavoratori rossi. Barozzi, super! Intanto non ha preso molto bene l'errore sotto porta
la panchina rossonera. Ci sono rumori e imprecazioni veramente significative. Attenzione ancora. Rossi, la parata ancora di Barotti, super! Barotti che si conferma! Si conferma uno dei portieri migliori in assoluto. Cambia a terra Cabeila, recupera Sarzana. Galbasso scarica su Ipinazar. Lo scambio con De Rinaldis, ancora Ipinazar. Time out, sempre 1-0. Dunque time out, scusami, abbiamo Gaetano Di Benedetto che è il nostro regista. Gaetano, tu che hai visto tante partite, puoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Dillo qua al microfono che è questo, Ivi. Non posso dire nulla. Non può dire nulla. Infatti hai radici siciliane? No. Non ha radici siciliane, ma comunque è molto meglio mantenere il silenzio. Io invece ho radici calabresi e parlo e dico molte cavolate. A differenza dei nostri ascoltatori Davide Scucchi e Matteo Bernardini, che hanno molte cose da insegnare al pueblo unido, Hamas era vencido. Cito questi due ascoltatori perché sono i più autorevoli telespettatori dell'hockey e anche in generale autorevoli personaggi del contesto sociale, economico e politico locale. Tanto e che ringraziamo per essere collegati con noi. Attenzione alla punizione comandata da Molli. Marco Pagnini, tanto 5 minuti e 32 secondi alla conclusione del primo tempo. Pollonica alla ricerca del pareggio. Gara equilibratissima, Montigel, c'è il fallo di Pagnini in attacco, attenzione perché Molli, primo avvertimento all'intemperantissimo mister Ale Bertolucci, la cui presenza in pista si sente e non poco, non soltanto a livello tecnico per la dimensione tattica e il carattere che ha saputo trasmettere ai ragazzi, ma anche per i suoi elogi pochi e critiche molte, giustamente, come deve essere un allenatore tra i migliori del mondo come Alessandro Bertolucci, una vera leggenda dell'hockey italiano. Galbas, la palla va fuori, ma questa volta Barotti non ci sarebbe arrivato. Tanto Federico Pagnini, la no look per Marco, la super parata di Super Corona, l'alleggerimento in avanti per Ipinazar, subito coperto dagli avversari, lo scarico per Rossi e Montigel, Rossi e Ipinazar. Tanto entrato in pista nelle file del Follonica Oscar Bonarelli con il numero 57, non trova la porta Rossi, la copre Federico Pagnini, due su di lui, prima De Rinaldi, poi Galbassi, gli tolgono la pallina, Bonarelli va a pressare in avanti, Sardana all'amministrazione della pallina, 4 minuti e 5 secondi alla prima sirena, sempre 1-0 per la squadra rossonera. Galbassi, la parata ancora di Barotti, Barotti è super.
da Federico Pagnini a Montigel, Marco Pagnini, Federico Pagnini, ecco il capitano grossettano, Bonarelli la recupera, Marco Pagnini, cerca ancora Bonarelli, corona lontana, va la pallina sulla stecca di Rossi, cerca di ragionare Orei De Rinaldis, dico Orei Neymar, Galbas, prova la conclusione, ancora una volta Barossi, il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi, 3 minuti e 10, 36 secondi per Saldana per andare a tirare o per amministrare questa pallina, De Rinaldis, Galbas, la conclusione, l'aveva toccata Rossi, ma ancora una volta Barossi dice di no, sei no, 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 incredibile amici, dictu visu auditu. Attenzione ancora la pallina che va fuori dalla balaustra, 2 minuti e 40 alla conclusione del primo tempo, Sardana 1, Follonica 0, a tre poco! Andiamo grazie, dice Molly e ribadisce, sottolinea, andiamo grazie. Let's go, thanks! Dunque 6-12 e 40, 160 secondi alla conclusione di questa prima frazione che vede il vantaggio di misura di Saldana su Follonica. Follonica sta giocando una signora partita. Bonarelli all'indietro, Banini, Marco Pagnini in mezzo alla ricerca di Bonarelli, ma la pallina non arriva. Fischia e frena, rock and roll, ancora Saldana, Rossi, come il sole all'improvviso avrebbe cantato Zucchero Fornaciari, girata che è come il sole all'improvviso, parerà, e infatti Barossi ha parato. La pallina si è incastrata, bisogna disincastrarla, attenzione, incastri tu che scastro io, una questione di incastramento, chi si incastra non si disincastra, si disincastrerà, ce l'hanno fatta, operazione disincastro, no, serve un'altra palla, c'è, dov'è, where is the ball, c'è la palla? Ecco che si ricomincia, Rossi, 2 minuti in questo momento alla sirena, Saldana con la pallina, Borsi, il capitano, the captain, Galbas Pedrol, mette in mezzo, ancora Rossi, attenzione a Bonarelli, Marco Pagnini, e bugetta al vento, il pareggio, il Follonica, veramente incavolatissima la panchina di Sergio Seova che aveva visto l'1-1 in questo finale di tempo con la E aperta, 1 minuto e 26 la conclusione alla sirena, la sirenetta ma non di Andersen, attenzione, tanto c'è stata un po' di scaramuccia tra Montigel e Galbas Pedrol, Montigel che è andata alla conclusione, Bonarelli che non è riuscito al tappino, ultimo minuto del primo tempo, Saldana 1,
Polonia 0, quando ci prova Galbas ancora, bellissima la parata di Barozzi, 50 secondi, tutto aperto, open the door in the match, vai ancora, vai Borsi a tenere la pallina, di quella della panchina, Ipin Azar, Borsi e Galbas, 34 secondi, amministra, ma c'ha ancora 27 secondi di possesso Sardana e ne mancano 26 in questo momento. Attenzione Galbas, nada de nada, malanima, attenzione per vento di Trevisan, tanto c'è sempre un dibattito aperto tra Molli e Bertolucci. Bertolucci è già stato avvertito, la prochaine tu t'en vas, on dit en français. Vediamo cosa succede in questi ultimi secondi, last seconds, con la S, 15 secondi. Borsi, va Borsi, il Pinazzar, non è riuscito l'assist a Rossi, poi Borsi, Barozzi dice di no, finisce il primo tempo qui a Sardana, Sardana 1, Pollonica 0, gol di Rossi, dopo 2 minuti e 24 secondi ci sentiamo per la ripresa.
Amici dell'hockey, eccoci di nuovo qui dal pala 1, pala 2, pala 3, pala primi, pala secondi, pala terzi, pala 874esimi. Sardana Follonica, siamo sul punteggio esiguo, ma oserei dire esiguo, sottolineerei e ribadirei esiguo, ma molto esiguo, con questa cadenza veramente fastidiosa, esiguo. Di 1-0, gol di Rossi al 2-24. Dunque tutto aperto, open the door. Follonica in pista con lo stesso quintetto del primo tempo, con Barozzi tra i pali, numero 5 Banini, numero 9 Marco Pagnini, numero 7 Federico Pagnini, numero 17 Montigel. Sardana con Corona in porta, ci sono il numero 55 qua, Joan Galbassi, numero 87 Francisco Pinazzal, numero 57 Chicco Rossi, il numero 11 Davide Borsi. Avete visto subito ennesime parate clamorosamente belle, significative, decisive, straordinarie, prima da parte di Barotti e poi da parte di Corona. Dirigono di fronte a spalti sgremiti la terna arbitrale Via Regina, composta da Luca Moglia e Mario Trevisan. In pista al tavolo Sergio Cardelli, saluto la famiglia Lago Varsini che sicuramente sta guardando la partita da Fos di Novo, ovunque voi siate ragazzi, tifosi veri, giocatori veri, giovani giocatori, genitori responsabili, straordinarie qualità morali dimostrate non solo da Lago Varsini ma da tutti i genitori di tutti i bambini della Hockey Sardana ma anche dell'Hockey Follonica, perché l'hockey è uno sport meraviglioso, noi hockeyomani lo sappiamo benissimo. Eccolo che si ricomincia, Banini per Marco Pagnini, è arrivato il fischio di Molli che è lì a un metro, non molla nulla Molli, giocati un minuto e 14, 5 falli Sardana, 4 Follonica, secondo tempo Sardana 1, Follonica 0, attenzione pericolosissima la conclusione dalla grandissima distanza, intanto la pallina non arriva ai Pinazzar, Borsi l'ha recuperata da Rossi, ancora Borsi, poi Pinazzar, Rossi, i Pinazzar, scarica ancora per Borsi, sempre Pinazzar, va Francisco all'indietro Borsi, Galbas Pedrol molto vicino all'incrocio dei pali, ma Barozzi c'era, c'è sempre come la goccia in gym, e adesso ancora Barozzi, il gol che viene annullato, attenzione, gol annullato, il secondo gol annullato a Sardana dopo quello nel primo tempo a De Rinaldis, anche questa conclusione che aveva battuto Barozzi, c'era forse un fallo in precedenza. Purtroppo un'avaria non ci dota del replay in questa serata meravigliosa. Si ricomincia, pallina del Follonica con Banini, Federico Pagnini, Banini, anzi la Montigel, Federico Pagnini adesso, Banini, Montigel, Banini, c'è Federico Pagnini a sua destra, ma preferisce scaricare ancora su Montigel, sbagliato il passaggio per Marco Pagnini, scarica indietro Borsi per Galbas, ancora il Pinazzare Galbas, va Joan Galbas, pericolosissimo,
ancora Galbas all'indietro, sempre Galbas, che giocatore, veramente un grandissimo giocatore. Borsi e Ipinazar, Galbas a Federico Pagnini, poi Borsi, la pallina messa oltre la balaustra dell'intervento di Montigel. Borsi scaricato su Ipinazar, altro fuori classe. Galbas, perché Galbas vuol dire fiducia. 5 secondi, attenzione, pallina pericolosa. Si ricomincia. Montigel dietro la porta, la porteria, ha cercato l'assist per Banini, molto buona la copertura della difesa rossonera. Va Galbas con il Pinazar, ancora Galbas, sempre Galbas, la parata di Barotti. Marco Pagnini in transizione, va per Marco, conclusione ancora sfortunata, gli viene contrata. Sempre pericolosissimo il Pollonica, sempre in bilico la partita, sempre 1-0, 4 minuti giocati in questo momento nella ripresa. Manca una vita, per niente la darei. Va ancora Borsi, poi Galbas, Borsi, Silent Night, Holy Night, All is calm, all is right. La parata di Barotti, I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones you used to know. Ancora all'indietro la finta di Federico, poi Montigel, ancora Federico Pagnini, pressato da Borsi, deve tornare indietro con la aperta, poi Banini, pallina che ha colpito Rossi all'altezza del ginocchio destro, brutta botta, BB che non è Brigitte Bardot. Questi sono colpi che fanno male, altro che zone rosse per noi, ha ideato stasera il nostro Premier Conte, che poi era ieri sera. Dolore atroce per Chicco Rossi, pallinata all'altezza del ginocchio, mi sembra, Benedetto Gaetano. Brutto colpo, speriamo nulla di grave per Chicco. Francesco Rossi, che è il giocatore che ha segnato l'unico gol della partita fino a questo momento. Siamo giocati 4 minuti e 40 del secondo tempo, Rossi ha segnato l'unico gol, dicevo, al secondo minuto e 24 secondi. Ecco che si rialza Chicco. Deve uscire. Dolorosissimo infortunio. Colloquio Borsi. Borsi molli, si può ricominciare ora con Trevisan. Ecco
Pallina viene restituita al Sarzana. Infortunio dunque a Chicco Rossi, che continua ad essere curato dalla balaustra della panchina sardanese. Borsi, intanto è entrato Neymar De Rinaldis, va Borsi, ancora il Pinazzar. Pinazzar e Marco Pagnini, Galbas, Borsi, su di lui c'è Federico Pagnini, scarica Galbas e Marco Pagnini, gioca uomo adesso il Follonica, poi non riesce a girarla De Rinaldis verso la porta, ancora Follonica. Federico Pagnini, Montigel, Federico Pagnini, ancora Montigel, pallina in mezzo Montigel, la parata di Corona, incredibile, occasionissima, troppe opportunità, ha mancato Follonica per il pari, così come Sarzana per il raddoppio. E per questo qui siamo tutti in equilibrio sul filo del rasoio. Galbas, numero su Banini, va ancora Galbas, gliela toglie Marco Pagnini. Montigel scarica ancora su Marco, va Marchigno Pagnini, viene fermato da Borsi, da De Rinaldis e poi Borsi, piroetta Roberto Bolle, Borsi, nulla da fare, non ha trovato poi lo spazio, è rientrato Rossi, un Highlander, una roccia, un uomo bionico Rossi, non è riuscito a girarla, Banini dall'altra parte, Corona, attenzione al fischio, il fallo in attacco fischiato al Follonica, quinto fallo, giocati 7 minuti e 10 secondi della ripresa, sempre Sarzana 1, Follonica 0. Ipinazzar, Borsi, Ipinazzar, trova la conclusione, sempre Barozzi, super Barozzi, solo Barozzi. Montigel, interrompe tutto Ipinazzar, su di lui Marco Pagnini, preferisce tornare indietro Neymar De Rinaldis, Borsi ancora non aggancia stavolta Ipinazzar. C'è un cambio nelle file del Follonica, è rientrato in pista il numero 8 il numero 8 Serse Cabeila. Prova intanto Federico Pagnini, Cabeila, la parata di Corona, non era irresistibile la conclusione, però pericolosissimo ancora una volta il Follonica. Borsi carica Rossi, Borsi, velocissima Sarzana, Borsi e Pinazzar, ancora Borsi, prova conclusione, Barozzi, protestano i sardanesi per un colpo di pattino che non è stato rilevato dagli arbitri. Montigel scarica su Federico Pagnini, Banini, Montigel, indiavolato il Follonica alla ricerca del pareggio, sempre 1-0 Sarzana. Banini, Corona, va Serse a cercare di recuperare il pallone, Serse Cabeila non ce l'ha fatta, Neymar De Rinaldis, il governatore Davide Borsi ancora in possesso di pallina, poi la conclusione senza trovare la porta di Pinazzar. Montigel, c'è il fischio in attacco,
Si ricomincia con Rossi che si gira. Nulla da fare. Sempre Follonica, preferisce ragionare poi De Rinaldis con i Pinazzar. Da Rossi al Governator Borsi, i Pinazzar Borsi, De Rinaldis Borsi, i Pinazzar, velocissimi rossoneri, si trova la meraviglia, ma non riescono a segnare il gol del 2-0. Si prova di Pinazzar, poi tentativo di tap-in di Rossi, poi anche di Borsi, la pallina di Follonica, transizione, Banini contratto da De Rinaldis. Sempre 1-0 Sarzana, gol al dopo 2:24 del primo tempo di Rossi, 14:50 la conclusione di questo match, sempre apertissimo. Rossi e Montiger, carica indietro il Pinazzar, 5 secondi, attenzione Cabella, impressi Pinazzar, cerca di smarcarsi, Pinazzar non ce la fa, molto buono il rientro di Cabella, ha toccato Cabella, la pallina può agire con tranquillità Borsi, ma finisce per perderla, poi la conclusione di Cabella. Montigel, Marco Pagnini, Cabella sulla pallina, Montigel, Federico Pagnini, Marco Pagnini, molto buono l'intervento in copertura di Pinazzar. Col tiro franco di Follonica, ma Marco Pagnini non buca la barriera. Il Governatore Davide Borsi, Rossi che si è ripreso dalla pallinata poco sopra il ginocchio, un uomo bionico, Lee Meyers. Perde Rossi, buona difesa del Follonica, esce vincitore Cabella, prova Cabella, non riesce a trovare la via della rete, ancora Sarzana con Rossi, la lotta acerrima con Montigel che si lamenta con gli arbitri, De Rinaldis, i Pinazzar. Ancora Sarzana, sempre velocissimo sull'asse De Rinaldis Borsi, ancora De Rinaldis, ancora Borsi, i Pinazzar, De Rinaldis, i Pinazzar, ha provato i Pinazzar, buona la difesa del Follonica da Marco Pagnini a Cabella, poi ancora Corona, ha detto di no Marco Pagnini, dall'altra parte Sarzana, Borsi la perde, Montigel, attenzione, è solo Cabella, non riesce a segnare, incredibile, incredibile opportunità per Follonica, adesso c'è stata l'ennesima girata di Rossi, i Pinazzar, Borsi, De Rinaldis, siamo a metà esatta della ripresa, 12:20 alla conclusione, sempre Sarzana 1 Follonica 0 in questa notte che non è di venerdì, perché non esci, perché non sei qui, lo diciamo lo stesso, time out anche per noi, Sarzana 1 Follonica 0. Thank you.
Si ricomincia. È uscito Monti Gialla, è uscito anche, ma è rimasto, no, pensavo, non vedevo più di Rinaldi, quindi Monti Gialla non c'è più in pista nelle file del Polloni, che è entrato ancora con il numero 57 Oscar Bonarelli. Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini. Saliamo alla fase finale di questa gara, sempre in bilico. 11:50 la conclusione. Sardana 1, Follonica 0. Prova Banini, Rossi lo ha contratto, poi Marco Pagnini. Bonarelli non aggancia. Ancora Sarzana, Galba sempre solo 1-0 al volo, ci ha provato Neymar De Rinaldis. Federico Pagnini, transizione di un Follonica Maidomo e che regge benissimo il confronto con i padroni di casa, che ricordiamo sono al vertice della classifica anche se hanno una gara in più rispetto al Valdagno. Non sono reduci dalla sconfitta brutta di Sandrigo. Ipinazzar, Galbas, De Rinaldi, Ipinazzar, fa la conclusione ma la porta non la trova. Marco Pagnini, Banini, la perde, anzi Serce Cabeila l'ha persa, ma no, era Banini, Rossi, Ipinazzar, Galbas, lo scambio ancora con Neymar De Rinaldis, Ipinazzar, la pallina respinta da Banini, poi dall'altra parte ci prova De Rinaldis, Ipinazzar, Galbas viene contratto da Marco Pagnini, poi Ipinazzar, aveva servito De Rinaldis, la conclusione respinta da Barozzi, Federico Pagnini fermato da De Rinaldis, la pallina è per Chicco Rossi, ancora Sardani in attacco, scarica Ipinazzar e Bonarelli, Galbas, Ipinazzar per un attimo, Galbas aveva pensato a tirare, poi ancora Barotti, parata numero 24 del portiere del Follonica, Galbas 25 e poi Galbas e Barotti, un duello personale per il momento tra Galbas e Barotti, vince Barotti che ha neutralizzato almeno 9 conclusioni nel mio personalissimo cartellino. Attenzione, 5 secondi, niente, Galbas, ancora Galbas, velocissimo Rossi. Una delle partite con meno gol che mi è capitato di commentare in assoluto, 8 minuti e 50 secondi, contentissimo Gaetano De Benedetto che non deve montare poi troppo, non deve stare troppo al lavoro nelle fasi di montaggio. Bonarelli, Banini, Fede Pagnini, Marco Pagnini, The Pagnins,
Va Banini, rigore! Punizione blu per i Pinazzar. E qui la gara può cambiare. Quando mancano 8 e 30, quindi giocati 15 e 30. Vediamo se Follonica riesce a trasformare l'occasionissima per pareggiare. Nel caso non dovesse segnare, ci sarà il power play per la squadra di Sergio Silva, che non ha mai mollato. Vediamo chi ha il disegnato per tirare dopo il blu a Ipinazzar. Va al tiro Davide Banini. Banini contro Corona, che deve ancora rientrare in porta. Banini contro Corona quando mancano 8 minuti e mezzo. Opportunità per il pareggio del Follonica. Banini contro Corona, Davide Banini contro Simone Corona, tiro diretto, finta, anzi, va Banini e segna il gol di Banini. Banini ha pareggiato al 15° minuto e mezzo della ripresa. Non vedevamo gol da una vita. E ora tutta un'altra gara. Vediamo cosa succede. Sarzana subito tarantolato alla ricerca del nuovo vantaggio, ma se c'è stato un grosso limite dei rossoneri stasera è stato quello di non trovare la via della rete con continuità, anche grazie soprattutto a Leonardo Barotti, stratto, ma oserei aggiungere anche sferico, anche se bisogna dirla tutta atta, e oserei aggiungere cata. Dunque il Follonica adesso crede anche, giustamente, con tutto il tempo che c'è, di poter piazzare il colpaccio qui a Sarzana. 7 minuti e 40, 1-1, attacca la squadra di Sergio Silva con Marco Panini, che si dispera perché la sua conclusione poteva avere una fortuna migliore. Gioco fermo. Montigel si sposta in avanti su indicazione di Sergio Silva e va a essere l'ultimo uomo in difesa Marco Pagnini. Poi cade Montigel con Rossi. L'infrazione è del numero 17 azzurro. 1-1 e la gara aperta. 7 minuti e 20 alla conclusione. Gara dal pathos straordinario. Marco Pagnini, Banini, l'autore del pareggio, ha toccato Rossi, va a coprire De Rinaldis, ancora Galbas, Borsi e De Rinaldis, Borsi, Galbas, il governatore Davide Borsi, Galbas, ha provato un'altra volta senza trovare il gol. Borsi e De Rinaldis, mentre intanto il cronometro viaggia, che è un piacere. 6 minuti e 35 secondi alla conclusione, sempre 1-1 per effetto del gol al 2:24 del primo tempo di Rossi, e poco fa al 15:30 di Davide Banini. Attenzione che c'è il blu per Borsi, che se lo va a chercher la femme, eccolo lì.
blu a Borsi al 18:33. E c'è un'altra occasione. Marco Pagnini contro Corona per il 2-1 di Follonica. Marco Pagnini contro Simone Corona per il 2-1 di Follonica. Dal via l'azione Molly. Marco Pagnini! E Marco Pagnini! E ha ribaltato tutto in Follonica con Marco Pagnini. Incredibile. E ora la gara dei rossoneri è in salita. Incredibile, grande Follonica che ha ribaltato la partita dopo essere stata sempre sotto, ma solo per una rete a zero. La squadra di Sergio Silva con due tiri liberi per due falli, uno di Pinazzaro e uno di Borsi. Ora è avanti e ha 5 minuti e 50 per portare a casa l'intera porta. Vediamo se la squadra di Sergio Silva ce la fa, si riesce nell'impresa. Finora qui ha vinto solo il Lodi. Quest'anno Sardana deve trovare con calma la via della rete. Rossi, atterrato ma tutto regolare. Montigel. Marco Pagnini, autore del gol del 2-1. E adesso Sergio Silva chiama i suoi all'ultimo sforzo decisivo. C'è un altro fallo di Pinazzara, 5 minuti e 14 secondi alla conclusione. Sardana è sotto, Follonica spettacolare con grandissimo carattere. La squadra ospite è riuscita a rimanere sempre in partita e a piazzare l'1-2 firmato Banini e Marco Pagnini. Soltanto su tiro franco sono riusciti i giocatori ospiti a battere Corona, però è questo l'importante. Cinque minuti e 14 secondi. Banini, Marco Pagnini, Follonica che ha ribaltato la partita, adesso cerca di portare a casa i tre punti, sempre con la pallina. Marco Pagnini la perde, buono l'intervento di Galbasso, Sardana ha tutto il tempo per recuperare, 4 minuti e 50 secondi, Galbasso, Rossi e Chicco Chicco pareggia. Al 20:09, al 2-2, 20:09. Sardana 2-2. Gara spettacolare, molto meno contento il regista. Il regista Gaetano Benedetto. E adesso ultimi 4 minuti e 40 di spettacolo, mentre c'è Neymar De Rinaldis che voleva il blu agli avversari. Molly. Molly è stato chiaro, qui comando io, questa è casa mia. Come avrebbe cantato Milva. Dunque 2-2, Sardana dopo essere andata sotto ha recuperato. 4 minuti e mezzo, ultimo sforzo dei rossoneri con Galbas. Galbas e la pallina, ancora
sta andando avanti con De Rinaldis che prova a cercare di il Pertuso con il Pinazzar, non aggancia Rossi dalla parte opposta, recupera Federico Pagnini, è quasi una merda frittata della squadra del Follarica che poi riesce a recuperare ancora con Marco Pagnini. Montigel attacca ancora Federico Pagnini con Marco Pagnini, l'autore momentaneo 2-1, sempre Marco Pagnini. Follarica proiettata alla ricerca ancora del gol del vantaggio, c'è sempre il Pinazzar su Vanini, Marco Pagnini pressato da De Rinaldi, si libera l'aereo ancora Federico Pagnini, Marco Pagnini, intanto il tempo passa in fretta, quando siamo insieme noi 3:40, la conclusione 2-2, ancora Vanini, fasi finale convulsa e caotica, le due squadre vogliono la vittoria, attenzione il Pinazzar ruba la pallina e che c'è il rigore per il fallo di Federico Pagnini. Rigore di Federico, fallo di Federico Pagnini a 3:30 dalla conclusione. Rigore Sarzana. Il Pinazzar ha rubato la pallina a Federico Pagnini, poi si è frapposto tra l'avversario e la pallina e è andato a subire il fallo. Frustrazione della squadra del Follonica. Tanto c'è un'espulsione nella panchina, mi sembra. Espulso Cardella dalla panchina sarzanese. Sardana 6-12-18 più 30 a 210 secondi dalla fine ha il rigore per ripassare in vantaggio. Chiama la cattiveria Alessandro Bertolucci ai suoi 3:30, rigore per Sarzana che era avanti 1-0, è stata sotto 2-1, ha pareggiato e adesso ha l'opportunità di tornare avanti con Joan Galbas Pedrol. E Galbas Pedrol Galbas Pedrol contro Barozzi che è stato il migliore questa sera in assoluto. Galbas Pedrol, Juan Galbas Pedrol contro Leonardo Barozzi, è il momento topico del match. Leonardo Barozzi contro Juan Galbas Pedrol che cerca disperatamente il 3-2 per saldare il nuovo vantaggio. Trevisan sta per dare il via all'azione, Galbas Pedrol contro Barozzi, Galbas Pedrol, e gol! E gol di Galbas! E gol di Galbas! E gol di Galbas! Galbas! Galbas Pedrol, Galbas Pedrol, Sardana rovescia! Sardana rovescia ancora al 21:30 su rigore Galbas! Riporta avanti la sua squadra. Partita stupenda. Attenzione ancora a Rossi che subisce, che viene invitato a rialzarsi da Molli con ammonizione verbale. 3 minuti e 13, Sardana 3 Follonica 2. Gara palpitante, altalenante, straordinaria, e adesso sono lì Matteo Bernardini e David Scucchi che stanno giocando ennesimi 14 centesimi di euro per chi segnerà il prossimo gol. Che bello. Intanto attenzione perché Follonica non si dà per vinto come ha dimostrato fino a questo momento Banini. Follonica ricerca nuovamente del pareggio. Federico Pagnini cerca Montigel, urla Sergio Silva dalla panchina, attenzione perché Sardana è in inferiorità numerica per la sospensione di Cardella, quindi nonostante
il vantaggio, c'è il power play Follonica e quindi c'è tutta la possibilità per la squadra azzurra di trovare il 3-3. Ora non passa la pallina, poi la perde Rossi, la riconquista e l'allontana. 2 minuti e 23 secondi, power play Follonica che è sotto 2-3 ed è votata la ricerca disperata del pareggio. Ancora Marco Pagnini, Federico Pagnini, Marco Pagnini chiama Sergio Silva, Montigel la perde, bravissimo Galbas che va in transizione. Il pressing dei difensori del Follonica la meglio, 1 minuto e 55, sempre Sardana avanti 3-2 con uomo in più per Follonica. Marco Pagnini cerca lo spiraglio, Montigel, ancora Marco Pagnini, prova la conclusione, niente da fare, c'è il time out. Ha satanato Sergio Silva in panchina, 1 minuto e 37, ma che spettacolo, 9 falli Sardana, 7 Follonica. Ragazzi, qua è uno spettacolo straordinario, il più grande spettacolo dopo il weekend, prima del weekend, dopo il weekend, durante il weekend siamo noi, l'hockey omani siamo noi. Insomma ragazzi, ultimi 97 secondi di gioco, Sardana 3, Follonica 2 al termine di una partita pazza sulla terrazza, avrebbe detto Raffaella Carrà. Sensazione magica. Attenzione, 97 secondi. Ancora almeno, se ho fatto i calcoli giusti, almeno 20 secondi di power play Follonica. Attenzione, vediamo. Pagnini e sfiora il palo Pagnini. La pallina saltata, ecco che è rientrato Borsi, Sardana ha resistito, Follonica non è riuscita ad accorciare, a pareggiare nonostante la superiorità, 75 secondi alla conclusione quando ruba la pallina ancora, Montigel chiama la pattinata, ma Molli era lì, Trevisan non ha detto nulla, ancora Sardana, la pallina viene conservata, 55 secondi, fallo subito dal numero 55 Galbas, a parte che i secondi sono 58 e non 55. Attenzione, Montigel. Si attende il via all'azione ancora. Quando mancano 58 secondi alla conclusione, Sardana 3, Follonica 2, ma Sardana perde inopinatamente il controllo della pallina. Altra opportunità per Marco Pagnini, buona la difesa rossonera in questa frangente. Poi attenzione perché Sergio Silva fa entrare il quinto giocatore d'attacco con Cabeila. Senza portiere Follonica, Montigel, Pagnini, Marco Pagnini, Montigel, Follonica che è senza Barozzi, è entrato Cabeila per cercare il pareggio, gioca proprio Banini, Montigel, anzi sì, da Montigel a Marco Pagnini, ancora il Follonica ci prova con Marco Pagnini, pallina alta, 19 secondi, rientra Barozzi. 19 secondi, ma diglielo, attenzione Sardana deve conservare il vantaggio per ancora 15 secondi, ma la perde Federico Pagnini, ancora Follonica può andare,
7 secondi, ruba, Borsi la perde, poi la conclusione di Banini, ancora Banini mette in mezzo e c'è il rigore. C'è il rigore, incredibile. Mancano 7 centesimi. Sette millesimi di secondo. Inquadra per favore. 7 millesimi di secondo. C'è il rigore per Follonica. Incredibile, dictu viso audito, 7 millesimi di secondo, rigore del possibile pareggio per Follonica. Attenzione, finale thrilling, Federico Pagnini contro Simone Corona, mancano 7 millesimi di secondo, ci vuole il rigore per Follonica. Per il pareggio, 7 millesimi di secondo. Non è nulla, pensa un po' se non fischiare. Incredibile. Incredibile. Federico Pagnini contro Corona. La partita è finita, mancano 7 millesimi. Occasione rigore. Federico Pagnini contro Corona che si muove per mettere in crisi Pagnini, viene avvertito, va anche a chiedere scusa, momento ha cercato di influenzare psicologicamente Corona Pagnini, vediamo ancora, non è neanche un rigore ripetuto perché Corona si è mosso troppo prima, poco fa, attenzione, Pagnini, Corona, e Corona salva la partita! E la vittoria di Sardano per 3-2 con la parata di Simone Corona all'ultimo secondo dell'ultimo minuto al termine di una partita. Al termine di una partita meravigliosa. Andiamo a riassumere, vantaggio sardanese al 2-24 con Rossi. Il pareggio al 15:30 della ripresa di Banini, 2-1 di Marco Pagnini al 18:33, 2-2 di Rossi al 20:09, 3-2 di Galbassa al 21:30 e poi a 7 millesimi dalla fine. Corona ha salvato il risultato, i 3 punti per Sardana. Da Alessandro Grasso Peroni, insieme a Gaetano De Benedetto, il nostro regista, vi auguriamo, auguriamo a tutti buone feste. Noi hockeyomani, amiamo l'hockey, viva l'hockey, we love! Ok! Non lo so.